Buona mattina, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, appena quando avrete questo video, cari signorine, ben ritrovati ancora su 7 Days to Die con moltissime novità, visto che i video che avete visto voi nel canale li avevo già registrati precedentemente e questo è un video che faccio dopo un mese, che in realtà non è che non ci metto le mani, ma ci ho messo molto le mani e infatti vediamo un po' quello che è successo, che le nostre piante crescono con piacere. Allora, andiamo a vedere un po'. Prima cosa da mostrarvi sono le skill, logicamente, che ho portato su come una bestia. Veramente, ho sbloccato quella del steel smithing, il workbench, che ti dà la possibilità di far parecchia roba, e il gunsmithing. Il gunsmithing che ho portato su solo quei punti che prendevo. Poi cos'altro? Ah sì, il tool smithing l'ho portato 85. Faccio di quelle robe che sono assurde, cioè le stone axe sono viola adesso, quindi sono cattivissime, durissime, imbastissime, ma bellissime. E chirurgicamente, vedete, ho rinforzato con i spuntoni quelli di ferro. Ho disintegrato mezza città perché ho sbloccato anche il concrete. E quindi giustamente a qualcuno di voi mi diceva nei commenti: fai attenzione, metti qualcosa di più resistente perché sti brick qua fanno ridere. Se sta roba qua fa ridere, infatti me ne sono accorto. E allora cosa ho fatto? Semplicemente ho preso e ho messo intanto la porta rinforzata, visto che ho fatto di acciaio, ne ho fatto parecchio. Diciamo, vediamo. Ok, sto facendo i casing perché, come vedete, ho sbloccato anche i vari proiettili. Posso fare tutti a parte quelli da 44 magnum. Ok, heavy armor neanche l'ho sbloccato, chi se ne frega. E dopo di ciò vediamo, mi sono fatto il workbench, che è questo, che ci dà la possibilità di fare anche cose, cioè fare parecchia roba, ma fare anche cose, faccio vedere, tipo che vediamo dove lo trovo qua, erano qui sotto, cioè possiamo fare tutto e in più possiamo fare anche, mannaggia, ecco, tipo queste parti qua, ok, oppure c'era anche la cassetta della posta, l'handlebars. Ok, che sono riuscito a trovare la riserva per fare l'handlebars, ma anche, vedete, anche il frigo, cioè si può fare parecchia roba. E le lettere, fighettissima, ticcheria. Poi c'è il mobile spotlight, però ok. Comunque sia, allora, che dirvi, abbiamo preso e fatto questo e fatto il concrete mixer, che praticamente è un, come chiamarla, una macchina per mescolare il cemento, ok? Noi, da noi si chiama betoniera, non so se in realtà è italiano o no, non lo so, vabbè, chi se ne frega. Comunque ho trovato parecchia roba, veramente tantissima, specialmente nella centrale elettrica, che poi andremo a vedere. Però voglio mostrarvi qua, vedete, siamo andati fino in fondo al mondo conosciuto, fino al centro del mondo siamo andati. Perché? Perché gli zombie continuavano a rompere le palle, continuavano a far casino e mi sono fatto letteralmente un bunker qua dentro in concrete. Vedete, Elentir, che bellissimo. Qua c'è la gun safe, qui abbiamo il letto, ok. E questo letto funziona come spawn kill, è che ho messo spawn point, è che ho messo di sopra un altro letto, quindi in teoria prende quel punto e non questo. Dopodiché ho fatto tutto in concrete, proprio per avere un punto di salvataggio, un punto salvezza, e proprio al centro del mondo, ci sono andato fino in fondo al mondo conosciuto. E là ho cominciato a costruire. Perché? Perché praticamente vi mostrerò alcune cose
che mi hanno, perché mi hanno convinto a costruire la casa lì per un motivo vero, proprio e valido. Ma andiamo a vedere un altro paio di cosette. Vi mostrerò la centrale elettrica e vi mostrerò anche quello che riguarda poi il resto che è stato fatto. A far poco, ci stiamo avvicinando ora alla base. Qua c'è qua batteria ottima, la batteria ottima, ottima, ottima. Andiamo verso la base, però volevo craftarmi una stone hatchet per mostrarvi una stone axe, per mostrarvi cosa non mi fa ora. Cioè, guardate che roba, viola a livello 85, quindi faccio della roba veramente spettacolare. Cazzozza, cioè, vedete quanto tolgo al colpo, veramente un rapetone. Allora, andiamo, questa è la questa è la centrale e praticamente dentro ci ho visto qualcosa di molto interessante. Vadi, vadi, distrugga, vadi, picchi, picchi forte. E praticamente, come dicevo, ho trovato una gran figata dentro e volevo mostrarvela. Poi dentro la centrale ho trovato anche dei cavi elettrici e roba del genere, quindi... Allora, intanto vediamo qua dentro. Qua non l'ho neanche visto. Alle, via. Ok, allora, vediamo qua sotto. Sì, è qua. Un attimo, qua c'erano niente, devo lasciarli qua perché comunque questa è viola buona. Abbiamo gli armadietti, questo è giallo, mi potrebbe andare bene. No però fammi un momento. No, perché non mi interessa, perché ho già il cappello, quello con la luce, che va benissimo. Poi abbiamo tutta roba da vestire, ma guardate qua sotto che cosa c'è. Ci sono delle scartoffie. Cioè, vedete, guardate che roba. Cioè, questo qua volevo mostrarvela dopo, ok? Ma è una figata. Qua c'è cosa? Allora, prendi sta roba. Bello questo. Mi sa che ce l'ho già però. No, non ce l'avevo, non ce l'avevo. Grandissimo. No, sì, prendiamo i semini. Legno. Questo scrappiamo e questo scrappiamo. Dai, che abbiamo già raggruppati. Ok, allora andiamo a distruggere qua. Anche perché mamma, pezzi di mani viola grandissimi. Prendiamo questo. Vediamo cosa c'è qua. Il legno, vabbè. Qua cosa c'è? Prendiamo tutto. Qua cosa c'è? Prendiamo tutto. Cosa c'è? Niente. E qua niente. Ok, allora a parte questo c'è una ho già controllato qua. Qua bello, scarpiamo. A parte tutto, volevo andare adesso a casa, però prima andare a casa devo mostrarvi giustamente la centrale come si deve. Infatti, adesso lo distruggiamo qua e vi mostrerò il discorso dell'altra parte che avete visto. Vediamo un po' dal cacchio, eh. Ah, è questa qua in teoria. Vediamo un po', vediamo un po'. Fa zero. Ok.
già aperto. Aspetta. Ecco, vedete qua c'è tipo tutti i bottoni, i bottoncini, figo, fighissimo, ma sentiamo di sotto è ancora più figo, guarda che roba. Guarda che roba qua. Fuori che spettacolo. Peccato che non si può giocare a schiacciare i pulsantini, però cazzo, è veramente figa sta roba, veramente, oh. Bellissima. Comunque, questa era la centrale elettrica che volevo mostrarvi, in realtà non c'è elettricità. E qua cosa c'è? No, bello questo. Andiamo a scrappare questa roba qua. Scrappete e scrappete. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Allora, torniamo in base che devo mostrarvi altre cosette belle. A tra poco. Eccoci, ritornati in base. Ah, non so se avevo mostrato, anche avevo fatto tipo la cucinetta bella così. Volevo mettere tutti quanti i campfire sopra. Solo che poi è uscito lo scorso video. Ci avevo fatto quanto bello così, arriva lo scorso video, il numero 12 se non sbaglio, in cui io da scemo vado a proporre, ragazzi cosa volete che faccia, me ne devo andare di qua così, e logicamente la gente dice, ma guarda, puoi anche andartene. Allora, visto che è così, io ora ho accumulato un bel po' di roba negli airdrop che vengono lasciati, perché gli airdrop in realtà ne cade uno al giorno, se non sbaglio, no, uno ogni... Sì, uno ogni giorno in teoria, o ogni 3 giorni, non mi ricordo. Comunque, ogni tre, ogni uno, in teoria ogni tre. E praticamente là ci sono parecchie robe interessante. Una di queste che ho trovato è il blueprint per fare l'handlebar, quindi quello per andare in moto, e anche quello della motocicletta. Quindi poi cercando in città ho trovato un po' di roba, vediamo adesso tutto quello che serve per fare la motocicletta, tutto cromato, dice che vediamo un po'. Allora, questi mi servono, questo non mi serve, questi penso mi servano, la colla non me lo ricordo, che altro, vediamo, beh, prendo un po' di roba, poi vediamo un po' cosa fare qua, questi qua li scrappiamo direttamente, abbiamo quello viola, cioè che problemi ci facciamo, questo andate a prendere nel coso, nel negozio. Dove cavolo è? Vabbè, intanto mettiamo qua. Prendiamo un po' di tè che serve sempre. Allora, partiamo, vediamo un po'. Andiamo qua direttamente a farlo qua. Allora, handlebar. Per l'handlebar servono 6 short pipe, 2 dash tape e 2 di led. Allora, vediamo un po'. Perché qua abbiamo di tutto, ma non so cosa abbiamo in realtà di tutto. Allora, dash tape, eccolo qua. Sono 2, no, 1, 2. Poi, cos'era, non mi ricordo. Leather. Abbiamo un po' di leather, ecco, abbiamo 3, spero sia sufficiente, altrimenti che faremo. E poi, cos'è che si arriva ancora? Handlebar. Allora, i pipe. Pipe, cacchio, ho scritto pipe, short iron pipe. Facciamo 7 per sicurezza. 7 secondi, vabbè. Vabbè, ragazzi, che dire, io non so quanto è lento lungo sto video, porca miseriaccia. Però va bene, secondo me siamo a orario giusto per chiuderlo. Quindi che dire, io vi ringrazio per questo video, vi invito a iscrivervi al canale, a commentare, a dirmi quello che ne pensate, ricordatevi che fra poco uscirà l'Alfa 15, quindi siamo tutti emozionati, quanti, pronti con uno sciupone che non vi dice più, mi raccomando, ditemi quello che ne pensate, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima puntata dove già vi anticipo che andremo avanti a farci la motocicletta. Ciao!
perché, come sapete, dovremmo lasciare questo questo incantevole posto, perché nel video 12 la maggior parte, che siano 2, che siano 3, che siano 20, che siano 50, che siano 15, hanno votato perché io me ne vado, quindi io devo prendere armi e bagagli e andarmi, quindi preparare tutto quello che mi serve per la partenza, e poi farete com'è tutto il viaggio, giustamente, cioè seguirete tutto il viaggio in cima, in fondo, dove andremo, e tenteremo di andare nel centro della mappa, punto 00, dove mi dicevano in commento, di solito c'è sempre una big city, quindi cercheremo di arrivare là. Quindi, ragazzi, che dirvi? Ciao a tutti!